Amici di EPTV, buon pomeriggio, siamo a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, ma quasi ai confini con la provincia di Venezia. Perché siamo qua, chiederete voi? Perché siamo in compagnia, allora siccome a me dicono sempre, ma tu fai sempre interviste con le belle ragazze? No, oggi ho portato quattro bruttissime anziane di 85 anni, anzi puoi allargare l'immagine, le facciamo vedere, no sto scherzando, sono in compagnia di quattro belle ragazze e sono sportive soprattutto, perché noi amici non è che possiamo sempre parlare calcio, sport principali, ci sono anche gli sport cosiddetti minori, no? Ma non per niente sono invece, cioè erroneamente chiamati minori, ma adesso ci faremo dire da loro stesse di quali sport parliamo, cari amici di EPTV, il pomeriggio è bellissimo, quindi adesso io lascio la parola. Presentiamo intanto le ragazze e poi loro spiegheranno la loro attività, perché è una bellissima attività sportiva che sta dando grandi risultati soprattutto qui al comprensorio, diciamo, del Livenza e del Veneto nord, diciamo, quasi ai confini col Friuli siamo, sì. No? Allora, alla mia sinistra c'è Laura Biesotto, sì. So il nome e cognome, quindi per questo ho presentato lei. Furbo. Poi tagliamo. No, scherzo. E allora, Laura, poi abbiamo Michela, alla mia destra Ludovica e Margherita. Allora, inizierei con Laura, sì. Visto che finalmente siamo riusciti a fare questa intervista, perché sapete, è purtroppo gli impegni che abbiamo noi di EPTV, che dobbiamo intervistare sempre VIP, non ci permette di essere presenti in tutti i posti, tutti i luoghi dove ci richiedono. Sto scherzando, ovviamente, per gli impegni anche loro e della loro attività. Allora, Laura, di cosa vi occupate? Quali soddisfazioni avete portato a questo territorio? Di. Allora, innanzitutto noi siamo ragazze che non ci occupiamo solo di questo, ma abbiamo una vita alle spalle, c'è chi lavora, c'è chi studia, però abbiamo questa passione in comune che ci ha portato tante soddisfazioni e che è il pattinaggio artistico a rotelle. Ci ha permesso di provare forti emozioni, perché anche un mesetto fa siamo riuscite a vincere il campionato italiano di gruppo spettacolo che si è svolto a Reggio Emilia, sì. E che ci ha dato la possibilità di partecipare al campionato europeo, che partiamo il 26 aprile in Francia. Oh. E rappresenterete l'Italia quindi a questo punto? E diciamo che ci sono più squadre che rappresentano l'Italia. Diciamo di questa zona, però siete soltanto voi. Sì, altre due squadre vicentine siamo noi, quindi il Veneto al 100%. È rappresentato bene. Sì, sì. E poi mentre a settembre andremo a disputare i campionati del mondo in Cina, e lì più o meno all'inizio di settembre partiamo. Speriamo bene. Anche allora, ti faremo per voi. Assolutamente, ci mancherebbe. Ti faremo sicuramente, noi faremo dei gruppi ultra. Anche mi rivolgo agli amici della Sicilia, perché giustamente amici, cioè l'Italia è una unica, dobbiamo tifare anche per le ragazze del Veneto, perché sono veramente in gamba, non perché lo dico io, ma anche perché sono qui, sono cosa potrei dire di diverso. Ormai sei attorniato. Ormai sono attorniato, sono circondato e sono braccato. No, a parte gli scherzi, allora abbiamo la nostra Michela. Michela, ma la domanda che voglio fare, ma pattinaggio a rotelle, però voi le rotelle ce le avete a posto ovviamente. Sì, A volte. Dili, allora, sì. Questa esperienza. Niente, noi abbiamo iniziato a pattinare da quando eravamo piccole. Ecco, guarda, la domanda che volevo fare io era questa, come parte la passione per una disciplina? Ecco. Personalmente perché magari le amiche hanno iniziato questo sport, quindi sai, voglio provare, mamma portami, alla fine ci ritroviamo qua. Dopo tanti anni abbiamo iniziato con in posti diversi, la nostra passione è iniziata in posti diversi. Adesso dov'è la sede? Dov'è che siete? Noi pattiniamo con la società di Porto Guaro in provincia di Venezia e ci siamo conosciute lì, a parte io e Laura che ci conosciamo da quando eravamo piccoline. E niente, abbiamo iniziato a pattinare e da lì sono iniziati i successi, perché di questo dobbiamo parlare. Da quando abbiamo iniziato a pattinare a Porto Gruaro abbiamo iniziato anche a vincere. Aumentando il sacrificio, sì. Ma più sacrificio equivale anche a più successi, no? Sì, perché nello sport come nella vita, no? Più uno si impegna, più può ottenere. Infatti noi ci alleniamo tre volte alla settimana, a orari alla sera, perché appunto, come diceva Laura, alcuni lavorano.
e quindi magari finiscono tardi la sera di lavorare e ci troviamo dalle 9 in poi. E quindi le sere sono tra virgolette sacrificate lì, quindi mentre magari alcuni dicono esco con gli amici, andiamo a fare l'aperitivo, andiamo a ballare, esatto. Andiamo a te, invece voi rimanete noi no, in noi palestra. Siamo allenamento in clausura. Però questo ha portato a molti risultati, quindi sì, si fa, ma con piacere, con molto piacere. Bene, complimenti veramente, perché questa è la giusta, insomma, il modo di fare una sportiva che deve fare sacrifici, rinunce, però poi le soddisfazioni arrivano. E magari quelli che si prendono l'aperitivo, che sanno cosa vuol dire alzare un trofeo, avere una medaglia, non possono sapere no. Cosa c'è dietro. Bene, passiamo alla mia destra, abbiamo Ludovica, allora io la intanto il nome l'abbiamo detto il nome del vostro gruppo? No, molto importante, detto, guarda, che qua. Se lo sanno, c'è scritto in sulle magliette. C'è scritto però di? Sì, Division di Portogruaro. Però Division, però siete unite nello stesso sì, tempo. Sì, noi siamo unite allo stesso tempo, perché comunque non è un gruppo che si va, c'è un clima teso, ma lo stesso vale perché siamo un bel gruppo e anche la sera magari ci si trova per festeggiare qualche compleanno tutti insieme. È un'unione che va oltre la pista, siamo amici anche fuori. Questo è bello, perché poi nella gara si vede quando c'è l'unione nella squadra, il legame anche fuori dal contesto, diciamo, sportivo, che ci sia anche nella vita. Bene. Michela? Margherita. Margherita, siete quattro, perciò viene difficile. Certo. Margherita, senti, invece volevo chiederti una cosa. Io, insomma, quando ci siamo conosciute con Laura a livello telefonico, io ho dato un'occhiata un po' anche delle interviste che avete fatto in radio, mm-hmm. qualcosa, e mi ricordo che c'è stata una sorta anche di, non so, di richiesta d'aiuto da parte vostra per degli sponsor. Sono informato. Questo è interessante. Questo è interessante, mi sono documentato. Giusto. Sì. Insomma, è partita una gara di solidarietà anche per potervi fare partecipare ad alcune gare importanti. Sì, perché noi ogni anno, insomma, è da un po' di anni a questa parte che ci qualifichiamo per i campionati del mondo, e i campionati del mondo spesso sono molto distanti, e infatti abbiamo partecipato ad un campionato in Nuova Zelanda, un altro campionato in Colombia, a Taipei, e quest'anno dovremo tornare in Oriente e andremo a disputare appunto i campionati del mondo a Nanjing in Cina. E quindi, essendo uno sport cosiddetto minore, purtroppo questi viaggi gravano tutti sulle nostre spalle, o comunque sulle spalle delle nostre famiglie, e spesso ci risulta un po' difficile poter affrontare questi viaggi così importanti. E quindi ci è venuta l'idea di appunto chiamarci e di appellarci al web. E così abbiamo aperto questa raccolta fondi e diciamo sempre, avete creato un'operazione simpatia, diciamo. Dai, sì, chiamiamola no, così, ha sempre perché funzionato molto bene, devo dire. Ci sono un sacco di persone che hanno donato insomma, i loro soldi per poterci aiutare ad affrontare questi viaggi, e ogni anno è stata una soddisfazione, perché comunque abbiamo visto che ci sono un sacco di persone che quindi sei riusciti sempre ad arrivare alla sì, abbiamo sempre l'obiettivo. È stato raggiunto. Bene. E quindi questo ci ha aiutato, e non possiamo far altro che ringraziare, insomma, tutte le persone che ci sostengono e che, insomma, anche se non sono in pista con noi sentiamo sempre. Perché poi gli italiani hanno un cuore grande. Il loro calore. Sì, questo sì. Sì, sì, sì. Come fa non fare partecipare queste ragazze ai campionati? E che qua siamo solo una piccola parte, perché siamo in 11 nel gruppo, eh? 11? 11. Due maschi. Una squadra di calcio. Due maschi e 9 ragazze. Quindi pensavo un po' un'intervista con 11, come veniva. Diventava impegnativa. Allora, senti, adesso andiamo a fare un appello finale da parte di ognuno di voi. Mm-hmm. Laura, allora, cosa vuoi chiedere agli amici del web? Cosa vuoi dire? Facciamo un appello, cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto che continuino a seguire. Ma anche le istituzioni, possiamo chiedere alle istituzioni, no? Qualcosa, un aiuto maggiore per queste ragazze. Beh, sicuramente sia a livello di esposizione nei media, come può essere nel web, come nel caso vostro, anche per
avere e informare le persone che esistono questi sport di cui tanto non se ne parla, ma che però non vuol dire che ci mettiamo meno passione o meno impegno, perché il sacrificio, come abbiamo detto prima, è lo stesso. E poi anche, soprattutto a livello economico, come ha detto Margherita, i fondi non ci sono e quindi qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato, positivo, e quindi speriamo bene. Perché giustamente il dispendio c'è di anche, economicamente. Anche tutti questi viaggi, solo per fare i viaggi che facciamo per fare le gare, non è da sottovalutare il dispendio economico. Perciò. Ma io direi, scusa, ma anche un'azienda privata potrebbe, certo, anche. Facciamo appello anche alle aziende private. Quanti soldi mettete di lato? Dai, qui in Veneto l'economia gira più rispetto a noi in Sicilia. Perciò mettete qualcosa di lato per queste ragazze che se lo meritano. Bello, mettete magari uno sponsor. Qual è il problema? No, infatti, gli spazi ci sono nelle magliette. Anzi, ci sono anche più magliette, sì, se serve. Benissimo. Problemi non ce ne sono, anche le onoranze funebri, se quelle sono, già la maglietta è nera, anche quelle, va bene. Voi cosa volete dire allora? No, io sono d'accordo con Laura che ha detto riguardo la pubblicità, una maggiore pubblicità nei nostri confronti e per fare in modo che non solo chi è vicino a noi ci possa seguire, ma anche chi non è in contatto con questo sport anche al di fuori della nostra realtà. Margherita? No, io voglio dire che è uno sport meraviglioso che ti entra nel cuore e infatti molte persone che ci hanno visto, ci hanno conosciuto, si sono appassionate a questo mondo. Quindi niente, la nostra speranza è che questo sport possa accrescere sempre di più, che possa essere visto anche attraverso. Guarda, noi possiamo fare una, diciamo, diamo un impegno. Sì. Se vogliamo dire, se ci sarà una gara vicina, insomma, qui in zona, veniamo con le nostre telecamere di EPTV. Molto volentieri. E riprendiamo la gara, facciamo delle interviste, chiediamo alla regia se è possibile questa cosa e verremo, documenteremo, faremo. Volentieri. Vediamo un po' di pubblicità. Siete ben accetti, quindi, quando volete. Ok, quindi amici di EPTV, allora vi abbiamo fatto conoscere questo gruppo, questa splendida squadra delle Division, che giusto? È Pro Division, ma sono molto fiatate, quindi il nome non tragga in inganno. E no, Division vuol dire anche squadra. Anche squadra, quindi... sì, Division. Sì. E comunque vi auguriamo veramente tanti successi ancora, grazie, perché ve lo meritate. Cioè, speriamo veramente di documentare qualche successo noi proprio dal vivo con queste ragazze, ma ci siamo affezionati, quindi fanno parte della nostra famiglia di EPTV. E adesso vi salutiamo con il nostro saluto Epi, che è questo qui, al mio tre, dobbiamo dire EPTV. E fare così. Ok, va bene. Uno, due, tre, EPTV!